lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi facciamo una di quelle cose frivolissime che ogni tanto mi piace fare. Un tag con all'interno 50 domande random. Mi piace fare di tanto in tanto questo genere di video perché credo sia molto distensivo e divertente per me e per voi che mi guardate da tanto tempo, e credo anche sia utile per tutti quelli che sono appena arrivati su Read Blog Repeat. Cioè, a me sembra assurdo perché io non ci penso mai, però sono sempre nuovi iscritti sul canale tutti i giorni. Innanzitutto, benvenuti, se questo è il mio primo video che state guardando, o è uno dei primi video che state guardando, mi fa molto piacere che siate in nostra compagnia. Però ecco, chi arriva qui da poco non ha guardato 3 anni di Read Blog Repeat, per cui rispondere a queste domande random può essere utile per conoscermi, conoscermi tanto, sapere tante cose diverse su di me che normalmente non escono fuori in video oppure escono fuori poco, per cui mi divertiva questa cosa. Detto questo, direi di cominciare perché le domande sono 50 e io sono logorroica. La prima domanda è: pensi di essere bella? Normale. Cioè, penso di avere l'autostima media che ha ogni essere umano. Non mi ritengo bellissima, però non mi ritengo nemmeno brutta. Direi che la mia concezione di penso di essere bella cambi molto in base alla persona con cui sono, proprio in compagnia, anche solo per una serata. E se capisco che una persona sta tentando di farmi sentire brutta, io per dispetto mi sento bella. Seconda domanda, pensi di essere simpatica? Sì. Terza domanda, pensi di essere intelligente? Sì. Dipende dall'argomento, secondo me. Nel senso, se io conosco qualcuno di nuovo e la nostra prima e unica conversazione è sulla matematica e fisica, quella persona penserà che io sono stupida. Cioè, dipende anche qui da tante cose. Non so che impressione sto dando di me dopo queste prime 3 domande. Spero non brutta. La quarta domanda è: pensi di saperci fare con l'altro sesso? No, assolutamente. Ogni fidanzato che ho avuto nella mia vita per me è un mistero. Non ho idea di come siano arrivati fino a me, sono veramente imbarazzante con l'altro sesso. Quinta domanda, segno zodiacale, toro, e mi piace molto. Sesta, sole o pioggia? Sole, assolutamente, mi piace tanto, mi fa sentire bene. Io sono una persona leggermente meteoropatica, per cui mi sento più depressa e già sono incline alla depressione. Mi sento più depressa se piove, per cui dico sicuramente sole. Settima domanda, stagione preferita? Io direi l'estate, perché preferisco l'abbigliamento estivo più che altro. Non amo particolarmente i 40 gradi all'ombra, però preferisco l'abbigliamento estivo e preferisco la mia vita durante l'estate. Il mio ragazzo è in ferie, possiamo passare più tempo insieme, viaggiamo di più, sto di più con i miei amici, sono di più fuori di casa, per cui sicuramente è la mia stagione preferita. Ottava domanda, cioccolato bianco o nero? Nero e fondente. Io ho fatto tutto il percorso, ci ho messo circa un paio d'anni, e sono partita dal 70% e adesso riesco a mangiare il cioccolato 100% cacao. È una cosa che nessuno capisce nella mia vita. Io adoro il cioccolato veramente super fondente. Ogni volta che faccio mangiare a qualche mio amico non abituato il cioccolato al 100% mi guarda come se l'avessi tradito nel profondo, vi giuro che è capitato. Però adesso che mi sono abituata a varie gradazioni di amaro, il cioccolato normale o al latte mi sembra veramente dolcissimo. Nona domanda, è più facile ridere o piangere? Ridere. Io rido tantissimo e molto facilmente, infatti a 25 anni ho già delle bellissime rughe d'espressione intorno alla bocca, però piango anche un sacco. Sono una persona che è un turbinio di emozioni. Decima domanda, recita la frase di un film. Allora, la prima parte ve la devo leggere perché mi ricordo solo la seconda parte di questa frase. Dio crea i dinosauri, Dio distrugge i dinosauri, Dio crea l'uomo, l'uomo distrugge Dio, l'uomo crea i dinosauri. I dinosauri mangiano l'uomo, la donna eredita la terra. Questa è una frase di Jurassic Park e vi giuro che è una delle mie citazioni cinematografiche preferite di sempre. Undicesima domanda, film preferito? È una domanda da non fare assolutamente a me, per cui adesso vi citerò uno dei miei film preferiti ed è Little Miss Sunshine. Ho scelto questo perché non credo di essermi mai sentita così vicina ad una protagonista di un film prima. Questa è stata l'unica volta in cui veramente mi sono immedesimata al 200%. Dodicesima domanda, libro preferito? Anche qui non posso scegliere il mio preferito, per cui vi presento uno dei miei preferiti. Sì, mi piace tormentare i miei iscritti. Questo qui è Le ragazze di Emma Klein. Se mi seguite siete assolutamente autorizzati a mettere nei commenti l'emoji con gli occhi che guardano al cielo.
Per tutti quelli che invece non mi seguono o non sono ancora entrati nel loop, link alla video recensione nelle schede e nell'info box. 13ª domanda: cantante preferito? Non saprei scegliere tra Elvis, Johnny Cash e Mumford e Jimmy Tights. 14ª domanda: ti arrabbi facilmente? Purtroppo sì, è una cosa che sto tentando di contenere, sicuramente sto migliorando nel corso degli anni. Hai qualche vizio? Comprare libri, rossetti, borse. Più o meno credo che sia questa la classifica. 16ª domanda: un comportamento che ti dà fastidio? Mi dà fastidio trovarmi di fronte ad una persona irrispettosa degli altri, della città, delle file al gate per salire sull'aereo, delle file di qualunque tipo. Mi dà fastidio l'arroganza nel violare le regole perché queste persone sono sicure che nessuno gli darà addosso. Io di solito gli do addosso. 17ª domanda: sei superstiziosa? No, ma da ragazzina lo ero. Fun fact, da ragazzina ero superstiziosa. 18ª domanda: la tua meta da sogno? Ho la fortuna di viaggiare tanto nella vita. Vi linko la playlist dei vlog nelle schede e nell'info box. Al momento la mia meta da sogno è gli Stati Uniti, un road trip magari. Sei mai stata innamorata? Sì, quest'anno mi sposo, quindi direi di sì. 20ª domanda: credi nell'amore? Come sopra, altrimenti non mi legherei ad una persona per tutta la vita. 21ª domanda: animale preferito? Il cane. In questo momento il mio sta dormicchiando sul divano. 22ª domanda: hai mai avuto il cuore spezzato? Sì, ma chi non l'ha avuto? E 23ª: hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Sì, e mi sento ancora malissimo dopo tanti anni per averlo fatto. Non sono il tipo di persona che può spezzare il cuore agli altri, veramente, ci sono volte che me lo ricordo e ci sto male, mi dispiace, chiedo scusa. 24ª domanda: ti sei mai innamorata del tuo migliore amico? No, ma il mio fidanzato è diventato il mio migliore amico. 25ª domanda: mare o montagna? Città. 26ª: fiore preferito? Altro fun fact su Valeria: io odio i fiori, per cui dico pianta grassa. 27ª: hai mai avuto più di 5 relazioni serie? No, anche perché ho 25 anni, penso che questa sia una domanda per persone molto più adulte di me. E 28ª: colore preferito? Il rosa. Sei felice? Assolutamente sì. 30ª: ti piace nuotare? Sì, ma non sono brava, sto a galla a malapena. 31ª domanda: qual è il tuo difetto peggiore? Procrastino, come se non ci fosse un domani, o meglio, procrastino come ci fossero miliardi di domani. 32ª: il giorno più bello, sarò banale, ma spero che debba ancora arrivare. E 33ª: il giorno più brutto, non ve lo dico perché è troppo personale. 34ª domanda: profumo o odore preferito? Da grande, immensa fan dei profumi, ormai siamo arrivati alla dozzina della mia collezione, forse mi dovrei un attimino fermare. Ho scelto lui, per forza. Il numero 5 l'ho di Chanel, questo è un regalo di San Valentino. Mamma mia, e ogni volta che lo indosso, questo qui è proprio per le occasioni specialissime, sento di valere $1 milione. Non c'è niente sulla faccia della terra che mi faccia sentire speciale come mi fa sentire speciale questo profumo. 35ª domanda: hai già festeggiato il compleanno? No, sono nata il 9 maggio. E 36ª: mai fatto diete? Mi viene da dire che sì, io ho perso 25 kg. E un annetto e mezzo fa ho girato un intero video al riguardo, ve lo linko nelle schede nell'info box. Pesavo 90 kg prima. 37ª: mai fatto ore piccole? Sì, anche ieri, forse oggi non era una grande idea girare questo video. 38ª: hai mai campeggiato? Sì, e non mi piace, sono una persona comoda, mi dispiace, non sono il tipo di persona che può andare in campeggio, non ce la faccio. Tipo, le 2 volte che l'ho fatto mi è bastato per tutta la vita. E 39ª: ti sei mai lasciato condizionare? Continuamente. Chi di noi può dire di non essersi mai lasciato condizionare da un amico, un familiare, un tizio visto per strada, una pubblicità, un pop-up? Cioè, penso sia impossibile. 40ª domanda: com'è la tua colazione? Purtroppo non come prima di dimagrire mi concedevo una tazza di cereali tutte le mattine e adesso non lo posso più fare. Io faccio colazione con cappuccino e il latte è di soia perché purtroppo la caseina mi causa l'acne che mi vedete in faccia. Ce l'ho ancora perché continuo a mangiare formaggi, non posso dire di no ai formaggi. 41ª domanda: hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Sì, continuamente. Cioè, per fortuna l'unica cosa della quale sono contenta veramente è che non mi sono mai pentita dei 2 tatuaggi che ho, perché quello sarebbe stato un grosso problema, però sì, mi pento di cose tutte le settimane. 42ª domanda: hai delle manie? Manie vere e proprie? No, non credo. Non credo di avere delle manie. Forse l'unica veramente che controllo spesso se la mia borsa è chiusa. Quello sì. Però non è una vera e propria mania. 43ª
43esima, hai viaggiato all'estero? Sì, e tanto, e ritengo sia forse la fortuna più grande della mia vita. E la 44esima domanda invece, cosa vorresti dalla vita al momento pubblicare la mia raccolta di racconti, pubblicare, poter fare la scrittrice? 45esima domanda, fratelli e sorelle? No, sono figlia unica. 46esima, dove vorresti vivere? E devo dire che questo è un discorso un po' complicato, perché Bologna mi piace, ma non mi piace come mi piaceva prima. Per cui direi che forse in Italia, potendo, andrei a vivere a Verona o a Firenze o magari Milano, sono tre città che amo particolarmente, ovviamente non ci ho mai vissuto, quindi non so se mi troverei bene a vivere lì, però mi piacciono. Se invece dovessi vivere all'estero, sicuramente Londra o Amsterdam, però sono molto care, bisogna avere un po' di soldi per poterlo fare. 47esima domanda, la tua parola preferita? Gelato, non chiedetemi. 48esima, c'è una vita dopo la morte? Sì. 49esima domanda, la parte del tuo corpo che preferisci? Le orecchie a sventola, sto scherzando, spesso tra l'altro nei commenti vengo presa in giro per le mie orecchie a sventola, no, direi le labbra oppure le mani quando ho le unghie curate. 50esima domanda, per cosa ti batteresti fino alla morte? Per i diritti delle donne e per i diritti LGBT. Credo siano le due battaglie più importanti nella mia vita al momento. Lettori, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero sia stato interessante imparare qualcosa in più su di me. Se volete riproporre questo tag sui vostri canali, profili Instagram, blog, Facebook, quello che vi pare, trovate le domande scritte nell'info box. Io in ogni caso vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi mando un bacio, vi ricordo, non me lo devo dimenticare, che nell'info box trovate anche il link per iscrivervi alla mia newsletter settimanale se volete un sacco di consigli libreschi il sabato mattina. Io adesso vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.